L'Atlantide Pallavolo Brescia festeggia il Natale, consapevole di affrontare un campionato migliore rispetto a quello dello scorso anno, benché il punteggio a questo punto della stagione fosse analogo. Sentiamo le parole di coach Roberto Zambonardi. Abbiamo concluso non benissimo l'ultima gara di campionato, perdendo 3-0 per la prima volta in questa stagione sportiva. Però nel complesso siamo molto soddisfatti perché comunque abbiamo ottenuto 3 vittorie importanti, abbiamo lottato su tutti i campi, facendo sempre bene su tutti i campi, uscendo sempre tra gli applausi in tutti i campi, sia in casa sia fuori casa. Abbiamo lanciato tanti giovani molto promettenti, tante scommesse, tanti ci hanno elogiato anche perché abbiamo inserito questi giovani su cui pochissimi avrebbero scommesso, per non dire nessuno eccetto noi. Abbiamo portato a Brescia 2 campioni come Tiberti e come Cisolla. Stiamo facendo il nostro meglio. Il nostro meglio sarà nel proseguo incrementare il valore della prima squadra, incrementare anche le qualità del nostro settore giovanile, sia maschile sia femminile. Per ora, per quanto stiamo facendo, siamo soddisfatti. Sappiamo che c'è da lavorare ancora tanto e tantissimo, e ancora di più sarà da fare per la prossima stagione sportiva. Già ci stiamo pensando, ma iniziamo a continuare su questa strada per il campionato attuale. Certo, la prossima partita in casa sarà il 3 gennaio, giorno un po' inusuale, nel senso che tante magari saranno in vacanza, quindi noi puntiamo su tutti gli appassionati di sport e di qualsiasi disciplina sportiva, e il 3 gennaio alle ore 18 a San Filippo per assistere a questa partita difficilissima, insidiosissima contro gli amici di Mondovì, squadra che si stanno comportando molto bene, già conoscevamo i tempi in Serie B1, una squadra molto impegnativa, ma noi cercheremo sempre, come sempre, di fare il nostro meglio, questa volta anche di fare anche qualche punticino in più. Montanari e Fusco sono stati premiati anche in loggia tra i migliori sportivi dell'anno e chiediamo anche a loro di fare il punto della situazione. Avendo 2 personaggi di questo calibro, sicuramente non è facile, comunque la distanza di età è tanta, la differenza di età è tanta, però comunque loro sono molto bravi con noi, diciamo che ci integrano e comunque ci considerano dei loro compagni, quasi considerandoci la loro età. Quest'anno siamo stati premiati per aver vinto il campionato italiano di beach volley Under 19 a Catania. E lunedì è stata un'esperienza ancora nuova, ancora fantastica, nel senso che ci siamo potuti rapportare, possiamo dire, comunque incontrare con tanti campioni sia della nostra età, sia più grandi, sia anche più piccoli, e essere premiati comunque dal sindaco non è da tutti i giorni, quindi comunque ci siamo sentiti importanti e sicuramente faremo di tutto, come ne parlavamo col presidente della società, faremo di tutto per riuscire a riportare lo stesso risultato anche l'anno prossimo. E allora vi auguriamo tanti auguri di buone feste e felice anno nuovo.